Ravenna 2013, terza giornata. Ravenna è anche cultura, arte, non è soltanto informazione colta, scientifica e comunicazione. Siamo con Gianluca Balducci, artista, nostro gradito ospite, e parliamo di queste tue installazioni, di queste tue opere che stiamo vedendo e che stiamo apprezzando. Allora, è un percorso questo che nasce un po' dalla passione che io ho per il mare. Il mare in genere, ovviamente il mare dove sono nato, che è quella fascia di costa tirrenica detta Riva degli Etruschi, che va da Livorno fino al Golfo di Follonica davanti all'isola di Elba, e soprattutto la passione per il recupero e il riutilizzo di tutto quello che il mare nel tempo ci dà sulle spiagge, primo fra tutti quello che riesce a cambiare, a trasformare in modo così importante come il legno. Quindi tronchi, pezzi di remo spezzati, un vecchio zoccolo, fasciame di chiglie. Io li cerco, li raccolgo, li conservo e poi cerco di trasformarli e dargli così un nuovo uso, un nuovo utilizzo, una nuova vita, fra virgolette. Così nasce Pescato del Giorno, che è una serie di lampade, di pesci lampada, che io creo assemblando questi pezzi di legno, generalmente tavolame piatto, con ferro, spago, rame e ottone. Questo. Molto bella questo concetto, che peraltro è ricorrente in Ravenna, anche nella mostra Emergenze Creative, che ha portato alla nostra attenzione tutta una serie di opere realizzate con materiali di recupero e di riciclo. Quindi il rifiuto che assurge a nuova dignità, a nuova vita, risorge e diventa opera d'arte. Ed è una cosa, secondo me, molto, molto intrigante. Sai cos'è? Che io credo che oggi ormai il mondo, l'Occidente in particolare, ha prodotto una quantità di rifiuti che non possiamo non farci conti. Il problema è che, secondo me, in molte zone ancora certi termini tipo riciclaggio, riutilizzo, riuso, hanno un profumo non troppo buono, nel senso che in genere per l'immaginario comune un oggetto riciclato sa un po' di vecchio, di sporco, no? Poi il riciclaggio è la parola che si associa anche ai soldi. Riuso in genere si può associare a quell'espressione del vorrei ma non posso, quindi sa un po' di ripiego, no? E invece credo che se un oggetto non lo lasciamo morire, ma lo aiutiamo a trasformarsi, dai, forse diventa immortale, eterno, non lo so. Sì, senti, oltre a questa ricerca molto interessante sui temi marini, quali sono altre tue tematiche, i tuoi filoni, ecco, se possiamo usare questo bruttissimo termine? Guarda, in realtà per ora sto facendo solo questo e poi un'altra serie di lampade, che si chiama Eole. Eole è il nome di mio nonno, mi piace perché sa di vento, il vento comunque ha sempre a che fare col mare, certo. E sono in pratica dei tronchi montati su una base di cemento bianco e polvere di marmo, alle quali applico un cappello di ferro ossidato, in genere sono vecchi barattoli ritrovati, però insomma per ora sto sul mare. Certo. Hai progetti, mostre, installazioni, incursioni, guarda, come questa? Sto esponendo a Rimini, okay. Presso sicuramente tardi, mm-hmm. Ci sono tutti questi pesci in mostra, più queste lampade, e per ora sono qua, insomma, in Romagna. Grazie, grazie Gianluca Balducci, grazie a Ravenna 2013, fare i conti con l'ambiente.